Sì, un campo molto difficile, sapevamo che era una squadra ostica. Devo dire che le ragazze sono state molto brave il primo tempo, abbiamo creato tantissimo, siamo andati in vantaggio, il loro portiere ha fatto dei miracoli, poi il secondo tempo è cambiata totalmente la partita, ci siamo un po' abbassate troppo e Tavagnacco ha preso campo e negli ultimi 2 minuti è riuscito a pareggiare questa partita. Dispiace perché la partita era stata interpretata bene. Purtroppo è venuto questo pareggio, è già la seconda volta nel finale, era già successo col Chievo. Dispiace per le ragazze perché volevano questa vittoria a tutti i costi, però gli ho detto che non ho niente da rimproverargli, anzi sono veramente felice per quello che hanno fatto vedere in campo. Soprattutto oggi in campo avevamo anche Battellani che è un 2002, la difesa molto giovane con un 99, 2,98. Centrocampista 97, la punta 96, quindi una squadra molto giovane, gli va dato del tempo. Ripeto, dispiace solo perché il primo tempo è stata fatta forse la miglior prestazione da quando siamo insieme. Anche su un campo difficilissimo perché il campo era molto pesante, fangoso, anche se non è piovuto, però molto molle, quindi era difficile giocare. E loro invece hanno continuato a farlo, a giocare palla anche bassa. Hanno fatto veramente bene il primo tempo, il secondo tempo siamo partite bene i primi 10 minuti, poi siamo un po' calate e abbiamo preso questo gol che non ci voleva, però vabbè, diciamo che poi alla fine avremmo firmato prima di venire qua per il pareggio. Io non mi accontento mai, ma dico sempre, cerco sempre di giocare per vincere, però ripeto, le ragazze in campo hanno dato tutto e non posso dirgli niente. Sì, lei è arrivata, aveva un problema, arrivava da un grosso infortunio, l'abbiamo aspettata, l'abbiamo curata e lei si è messa di volontà e alla fine, come dici te, sta crescendo partita dopo partita, addirittura oggi l'ho schierata in un ruolo non suo davanti alla difesa, l'ha fatto veramente bene, tra l'altro ho trovato anche il gol, quindi sono felice per lei, invece con i denti, con la voglia, determinazione, con lo spirito di sacrificio abbiamo ottenuto un risultato importante su un campo difficilissimo. Non dimentichiamo che il Tavagnacco l'anno scorso è arrivato terzo in classifica, a pari punti della Fiorentina, poi ha fatto lo spareggio per andare in Champions. Quindi è una signora squadra, ha un passato storico. Noi non dimentichiamoci da dove siamo partiti, perché siamo partiti con una squadra costruita sì, molto bene, però come abbiamo detto prima, molto giovane. E abbiamo del tempo davanti per poter lavorare e far crescere queste giocatrici. Sì, la Sverona diventa una partita importante, come lo sono tutte, però noi pensiamo partita dopo partita, diventa già uno scontro diretto perché il Verona credo che abbia 7 punti, se non sbaglio, noi siamo a 12, vogliamo mantenere questo distacco, addirittura incrementarlo se è possibile. Of course, it was nice to E certo, sono molto felice del gol, anche se non è stato sufficiente per la vittoria. Dal momento che sono difensore non sono molto abituata a fare gol, ma in ogni caso lo dedico alla squadra perché se lo merita. I risultati sono arrivati, ma con duro lavoro e lentamente. La partita è stata difficile, ma lo sapevamo, sia per quanto riguarda il campo e specialmente nel secondo tempo, anche se eravamo preparate alla difficoltà, è stata dura. Sta piacendo molto, sicuramente la cultura è diversa, ma mi sto trovando bene e Reggio Emilia mi piace e anche la squadra, mi trovo bene con le ragazze. Sì, è molto differente anche dal punto di vista tecnico, è molto più tecnico, non sapevo molto prima di arrivare qua, ma è interessante, mi piace. È molto bello e anche la presenza maschile si fa sentire e quando nelle squadre precedenti in cui ho giocato non avevano una squadra maschile associata, quindi sì, mi piace, è bello.